Io sono Alfio Orun. Sono nato nel 1928, di conseguenza ho 79 anni. Sono entrato qui in manifattura dove c'era mio padre e mia madre e lavoravano ancora. La manifattura era improntata più per fabbrica di sigari, poi sono venute le sigarette, eccetera, eccetera, eccetera. I sigari fatti qui a Cagliari li mandavano al Senato perché erano di prima qualità, i toscani, i famosi toscani. Erano tutelate le sigaraie dal direttore. Il direttore, guai se toccavano una sigaraia. Per lui una sigaraia era quella che lavorava di più in manifattura. Tant'è vero che c'erano donne, anche mia madre, che anziché qualche volta andare a dare il latte al suo bambino, all'allattamento, diceva all'amica, dalle per favore un po' di tetta della tua, che io non posso indietro col cottimo, sono indietro col cottimo e non posso andare. Sicché noi adesso conoscendoci dopo siamo stati anche fratelli di latte. In questa manifattura ho trovato un ambiente familiare, sia con i colleghi sia con i superiori. Si lavorava in armonia, pur essendo una fabbrica statale. La manifattura lavorava, si facevano i turni, si produceva, la produttività pro capite era anche abbastanza buona, nonostante tutte le difficoltà che avevamo. Negli anni '80 fu avviato un piano di ristrutturazione anche dal punto di vista della sicurezza. Io a me piaceva venire a lavorare. Piaceva, se non fosse venuto l'ictus adesso a 80 anni, sarei ancora a lavorare in manifattura. Nel 2002 purtroppo la fabbrica ha chiuso i battenti, e molti di noi sono andati in pensione, altri sono stati trasferiti ad altre amministrazioni, questo è quanto. Da quando ha chiuso venivo solamente in portineria, mi affacciavo, bussavo, mi tiravo dentro la testa e dicevo al portinaio: picciocchetto se ci chiedi. Nel vedere smembrare i macchinari, smontare tutto quanto, trasferire altrove, è stato molto triste. Accidenti, che peccato, ma speriamo che la usino per qualcosa di bello. La speranza è quello di rivederla, rivivere con attività culturali, insomma con uno sfruttamento utile per la comunità cagliaritana.